Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di rendimenti sulle nostre criptovalute perché sta arrivando il famoso quesito: metto in stake i miei Ether. Ogni tanto li chiamo col nome giusto, anche se poi normalmente la maggior parte li chiama Ethereum. Quindi, ok, metto in stake i miei Ether sulla piattaforma per avere il 2.0. Stamattina mi sono iniziate ad arrivare le mail degli exchange che avevano iniziato, insomma, a pubblicizzare i loro servizi, dando la possibilità a tutti gli utenti di mettere in stake i propri Ethereum sulle piattaforme sia di Binance sia di Kraken. Mi sono arrivate le mail questa mattina. Mi sono spulciato tutte quelle che sono le loro proposte, tutto quello che hanno dato. Ho fatto un po' di conti, messo su quelle che sono sulle bilance, quelle che sono le mie idee, ragazzi, e ho trovato la soluzione. Indovinate qual è la soluzione? È non fare lo stake di Ethereum. Ora vi dico perché. Tra i concetti fondamentali che ho preso a riferimento per avere questa idea, per ottenere questa idea, intanto il concetto della semplicità, ragazzi, che è fondamentale. Le cose, quando andiamo a farle, gli investimenti, tutto quello che andiamo a creare, deve essere il più semplice possibile, altrimenti i reward, quindi i rendimenti, devono essere veramente importanti per darci una logica del dire: ok, investo tanto tempo a comprendere queste cose, a fare questo procedimento, perché poi ho un grande reward. Ma se il reward è sostanzialmente lo stesso che posso ottenere con una cosa molto più semplice, meglio andare sulla semplicità, ragazzi. L'altra cosa, ovviamente, è il rischio relativo a quello che vado a fare, l'operazione che vado a fare, sia in termini tecnici, cioè un'operazione complessa, un'operazione che ho difficoltà proprio eseguire, perché abbiamo visto che magari la struttura dello staking di Ethereum fatta senza, ad esempio, gli exchange, quindi facendola da soli, è estremamente complicata, non è per tutti. Chiaramente i più skillati riusciranno a fare questa operazione, però ragazzi, poi qui magari sul canale parliamo di investimenti anche rivolti a tutte le persone che vogliono entrare in questo mondo. Non è per tutti quell'operazione, quindi anche il lato della rischiosità di andare a fare operazioni complesse è, perché no, di andare a bloccare i nostri Ethereum, ragazzi, per tanto, tantissimo tempo, all'infinito in pratica, fino a quando non verrà data la possibilità dello scambio. Ok, Kraken questa mattina e Binance mi hanno mandato le mail dove, ovviamente, loro tenendo conto di questo problema, la prima cosa che hanno detto è stata: diamo una coppia di scambio degli Ethereum con le relative altre criptovalute, probabilmente Bitcoin, USDT. In modo tale che chiunque faccia questo stake avrà comunque la possibilità, con un token alternativo, di poterlo vendere e scambiare. Perché, ragazzi? Perché quando andiamo a fare uno stake, il problema vero è, se lo stake è bloccato, è che la coin in questione potrebbe svalutarsi, perdere valore, e se la cosa in questione avviene in maniera importante, ok, i mercati delle cripto in questi ultimi mesi stanno andando bene, ma non è detto che questa cosa sarà così anche magari nei prossimi mesi. Perciò, se volessimo magari chiudere le operazioni di Ethereum perché avviene un evento, qualsiasi cosa pericolosa, non possiamo farlo perché sono bloccate lì. Ok, Binance dice che ci dà i suoi BETH a gennaio, ok, ma abbiamo sempre un mese di rischio totale dei nostri investimenti. Poi, quindi, ragazzi, la variabile rischio relativamente allo stake, anche utilizzando quelli che sono i servizi degli exchange Binance e Kraken e quelli che li stanno implementando, secondo me è sempre molto elevata. In parte bisogna anche considerare il fatto che noi andiamo a mettere i nostri Ethereum su una piattaforma centralizzata, quindi su un exchange, però questo io lo vedo un rischio a doppia faccia, perché da un certo punto di vista può essere anche meno rischioso di tenere le proprie cripto sui propri wallet, se non si ha la capacità magari di salvare le password o di saperle tenere, ragazzi, perché spesso è complicato anche quello.
Però diciamo che in generale c'è anche il rischio connesso appunto alla controparte, in questo caso l'exchange. Ragazzi, allora quindi abbiamo l'elemento semplicità della staking di Ethereum che deve farla da padrone insieme a quello dei rischi e poi il terzo, il rendimento. Cioè, ragazzi, ok, se io vado a mettere in stake con questi processi, i miei Ethereum me li bloccano per un tot di tempo, mi danno un token alternativo che mi dovrebbe consentire di fare un eventuale scambio. Cambio un domani, però devo andare anche a considerare how much, cioè quanto mi pagate, perché io sono un investitore e quindi voglio avere un mio ritorno economico da questo tipo di ragionamento e devo confrontare i rendimenti che mi vengono offerti con quelli che sono già presenti e che hanno delle caratteristiche più normali, più tranquille, più semplici rispetto a quelle che ho di fronte. Per esempio, se io vado a bloccare i miei Ethereum su Kraken o su Binance per partecipare allo stake per Ethereum 2.0, poi fra un mese iniziano a darmi i miei reward. Allora, intanto i reward non posso capitalizzarli, quindi non posso farci altre cose. Secondariamente, i miei Ethereum sono bloccati fino a quando Binance non mi dà la sua BETH e io posso scambiarla. Deve essere scambiabile, quindi chissà quanto tempo ci metteranno per creare questo mercato nuovo, questo exchange. Ragazzi, queste sono cose che hanno un costo per l'investitore, un prezzo per l'investitore. Ma la cosa bella di questo sistema è che i reward che dicono insomma, di poterci dare, in questo caso nel caso di stake, sono tra il 5 e il 20%. Intanto una fascia di prezzo enorme, che 5 e 20%, ragazzi, non è una cosa come dire fra il 5 e l'8, è fra il 5 e il 20, cioè stiamo parlando di un rendimento completamente diverso. Anche se fosse intorno al 10%, ragazzi, è un rendimento comunque non adeguato per compensare i rischi connessi a un'operazione del genere dovuto al fatto che noi blocchiamo i nostri Ethereum, non possiamo più usarli. Questo è il problema. Allora, abbiamo visto la DeFi esplodere con i discorsi del farming delle cripto. E nel momento in cui io ho gli Ethereum bloccati lì e non posso fare un'altra cosa, se domani esce una nuova possibilità di farming e potrei utilizzare i miei Ethereum, perché ragazzi, il farming si fa tutti con gli Ethereum in pratica. Non posso usarli perché ce li ho bloccati lì. Ok, magari forse si potranno usare i BETH, ma al momento non lo sappiamo. Quindi tutta questa confusione non è ripagata da un rendimento adeguato dei nostri Ethereum da questa operazione, perché dobbiamo paragonarlo a quello dei benchmark. Ragazzi, allora ci sono i rendimenti di Nexo, BlockFi e tutti quelli legati alle pool di farming. Allora, diciamo, BlockFi e Nexo sono anche Celsius. Ragazzi, vi lascio i link in descrizione. Ci sono una serie, tra l'altro, di iperofferte. Ora ve lo dico anche su questo, perché Nexo ha alzato subito la testa in questo momento, proprio perché ha visto, diciamo, questa opportunità. Allora, ragazzi, già Nexo vi dà il 7% sugli ETH depositati, con una semplicità incredibile, perché basta depositarli e prendete gli interessi giorno per giorno, li potete prelevare, li prendete nel token Nexo, tra l'altro, quindi li potete spostare su un'altra wallet vendor, fare quello che vi pare, potete toglierli dallo stake all'istante, non ci sono vincoli, non c'è niente, questo è fondamentale. BlockFi, la stessa cosa, però BlockFi vi paga il rendimento a fine mese. Questo è, secondo me, una situazione negativa. Allora, questi servizi, ok, vi danno il 7, non magari il 20, ma tra il 5 e il 20, quanti giorni vi pagheranno questo famoso 20%? Allora, mi sa un pochettino del solito discorso del farming, quando si presentano rendimenti insostenibili e poi subito vanno giù. Quindi probabilmente ci sarà questo 20% per 3 giorni e poi il rendimento scenderà a quello di mercato intorno all'8%. Allora, non c'è alcuna e approfitto nel fare uno stake su Binance o Kraken dei nostri Ethereum rispetto a quello che facciamo su Nexo, BlockFi o Celsius, perché è più facile farlo sulle piattaforme SeFi che sono già presenti. In più, Nexo in questo momento dà il 3 per a tutti i nuovi iscritti, l'hanno fatto apposta, ragazzi. Quindi i nuovi iscritti che vanno a depositare si prendono un 3 per, ragazzi, per il mese di dicembre, quindi il rendimento triplica in pratica. È fatto apposta proprio per bloccare un eventuale deflusso degli loro ATH verso la piattaforma di
di Binance o gli altri exchange. E quindi in linea di massima, ragazzi, non abbiamo semplicità di utilizzo. Oddio, sul metterlo in stake su Binance potremmo dire anche che è comunque semplice, però ripeto, restano bloccati. Il livello rischio, invece, la variabile rischio è fuori dal mondo, secondo me, perché non abbiamo la nostra possibilità di utilizzare gli ETH, di uscire dall'investimento, di fare un'altra cosa, di poter accedere a un eventuale pool di farming domani. Insomma, ragazzi, è un rischio non ripagato dai rendimenti che sono tutto sommato bassi rispetto a quelli che sono i competitor. Sì, sono un poco più alti, non è detto che lo saranno per tanto tempo. Non conviene fare questa cosa. Se poi, tra le altre cose, ragazzi, paragoniamo i rendimenti a quelle che sono le pool di farming, non c'è proprio storia, perché nelle pool di farming Ethereum viene utilizzato praticamente per fare rendimenti dappertutto e sono quasi tutti rendimenti sopra il 12-15%. Certo, la pool di farming, ragazzi, è completamente diversa da uno stake su Binance, quindi a livello di rischio, secondo me, lì forse è meglio lo stake su Binance. A livello di complessità, sicuramente molto più complessa fare farming sulla pool. Però è una possibilità che abbiamo e anche lì non abbiamo il vincolo di stare a vita, diciamo, su queste piattaforme. Quindi, secondo me, fare stake su Kraken, Binance e tutti gli exchange che mi hanno mandato la mail di Ethereum per partecipare all'ETH 2.0 è un no, quindi io i miei Ethereum li lascerò su Nexo, BlockFi e Celsius, vi lascio il link come sempre in descrizione e soprattutto sulle pool di farming che stiamo utilizzando, c'è cioè quella per esempio su Ampol che ritorna. Un giorno vi farò un video su Ampol, ragazzi, anzi se volete un video aggiornamento su Ampol scrivetemelo nei commenti perché è passata un po' sottotono, ma ha fatto dei rialzi nelle ultime settimane incredibili. Comunque, video su Ampol solo se me lo chiedete nei commenti. Va bene, ragazzi, allora vi ho detto la mia, voi cosa ne pensate? Cosa mi sono perso in questo discorso secondo voi? Ho tralasciato qualcosina? Chi di voi sta utilizzando lo stake magari di Binance, Kraken e degli exchange per fare Ethereum e quali sono secondo voi appunto le migliorie che offre questo tipo di stake da quello che vi ho detto in SeFi che già esiste, facilissimo, semplice. Insomma, ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Ciao a tutti!